Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova review. Oggi abbiamo come ospite Alvise Sinigaglia, Italy Country Manager di QNAP. Ciao Alvise, grazie di essere venuto. Ciao Stefano, grazie, grazie a tutti, ovviamente grazie dell'ospitalità. È l'opportunità per essere più vicino, a voi tutti e riuscire a spiegare in maniera anche semplice e un po' goliardica alcuni argomenti che spesso sono considerati difficili o comunque da comprendere o comunque da attuare. Quindi magari vediamo un po' più sull'operatività oggi, cosa possiamo suggerire, vista un po' le varie esperienze che vediamo tutti i giorni sul campo. Esatto, infatti oggi l'idea ovviamente è di parlare di NAS e magari entrare nello specifico per quanto riguarda tutta quella parte di backup, tutta quella parte di specifica magari di backup con gli snapshot, con la deduplica, con tutte queste nuove funzionalità che QNAP appunto ha già introdotto e sta sempre migliorando. Esatto. E quindi magari raccontaci un po' per quanto riguarda la parte di backup più in generale. Ok, allora intanto faccio un attimo di intro sul discorso NAS. QNAP ovviamente da anni che produce NAS a livello quindi storage, ma spesso si viene a considerare, non si va a considerare tutto quello che è il lato connettività. Il problema più grosso nel backup spesso sono i tempi che si dilungano fra un backup e l'altro. Quindi la connettività è uno dei punti fondamentali da analizzare quando si va a fare un'infrastruttura come Stefano ben sa. E, quindi il QNAP sta lavorando tantissimo in questi anni anche sul lato di 10 giga, di migliorare quelle che sono le connessioni fra due NAS. Diciamo l'anno scorso abbiamo lanciato tutta una serie di nuovi prodotti, tutto, anche troppi, perché ne abbiamo 150 a listino, ma questa è la volontà di dare il prodotto giusto per le esigenze. Quindi sai bene che non si vuole fare confusione, ma si vuole dare il prodotto per quelle che poi sono le reali esigenze del Esatto. cliente. Quello è importante. Quindi qui ci aiutate voi che siete sul campo tutti i giorni. A livello, dicevi, differenza fra backup, spesso c'è un po', sì, di confusione. Io direi, poi magari ci ritorniamo sull'argomento, la regola del backup 3-2-1. Qualcuno dice sì, ne sento parlare, ma poi non l'attua. Non Andiamo a vedere esatto. quanti l'attuano, veramente sono qua. 3-2-1, quindi tre copie del mio file. Consideriamo che una può essere la produzione, quella che generalmente viene chiamata produzione, e altre due copie quindi di backup e una offsite. Questa sarebbe la regola Ci ottimale sarebbe per la miglior la miglior situazione possibile. situazione. Ovviamente per implementarla bisogna avere gli strumenti, quindi oltre che il data store e lo storage, andare a costruirsi e non improvvisare una soluzione Esatto. di backup come spesso ricevo la telefonata, io ho un backup, ho un NAS, però si sono rotti due dischi, la settimana già due dischi, RAID 5, ho perso Esatto. tutti i dati. Scusa, ma non era un backup? Eh sì, ma ho Lo uso spostato tutto anche dalla come, esatto. produzione e quindi ho tutto lì. Ah, allora però non è più un backup. Quindi ragioniamo su quest'ottica 3-2-1. Oggi magari la vediamo più sul dettaglio. Quindi da pochissimo QNAP ha introdotto la nuova piattaforma Hybrid Backup Sync 3, che consolida tutto quello che è il processo di snapshot e deduplica. Ci spieghi un po' meglio come funziona e qual è la sua funzionalità globale? Sì, facciamo magari un po' chiarezza sui termini, perché snapshot e deduplica sono termini che usiamo tutti i giorni, ma poi cosa consiste? Allora, lo snapshot non è altro che una fotografia del dato. Io ho più dati, ABC, non mi fa altro che fare una fotografia, lo posso schedulare, quindi mi vado a fare una successione, quindi una serie di snapshot. Questo è molto veloce perché ovviamente è un qualcosa di molto rapido anche in termini di tempo per fare lo snapshot. Ovviamente però da ricostruire porta del tempo, quindi è un qualcosa che è utile abilitarlo, noi suggeriamo di abilitarlo sulle nostre macchine, ma poi se devo fare un recovery È un po' più mi porta via lungo. del tempo. Quindi è un qualcosa da fare e da abilitare sulla macchina. E backup ovviamente sappiamo, ho i tre file ABC, mi faccio la fotografia ABC.
La deduplica invece è diverso. La deduplica, io ho il file ABC, 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 ABC. Cosa fa il sistema? Esistono vari tipi poi di deduplica che può essere fatta sulla macchina prima di scrivere il dato o dopo. Comunque in generale il concetto di deduplica, se mi vede un file uguale, cosa fa? Lo elimina prima di fare il backup. Quindi così il tempo e il trasporto, e quindi il trasporto inizia a essere più molto più rapido. Ridotto. Quindi io vado a ottimizzare il file in partenza in maniera che poi possa essere più rapido il backup, per andare a ottimizzare quei tempi che dici voglio fare il backup la sera ma non so che non mi finisce. Che non sai se finisce andare al giorno dopo, indipendentemente quindi, dalla rete, dalla velocità. Esatto, abilito la deduplica in fase iniziale e posso poi quindi usufruirne in termini di minor tempo. Quindi deduplica è un nuovo concetto introdotto da QNAP in sostanza. E com'è che funziona? Sì, esatto, proprio con questa HBS3, quindi Hybrid Backup Sync 3, questa evoluzione poi di questa applicazione, abbiamo introdotto anche noi sul QTS la deduplica che prima sì. Non c'era. L'abbiamo chiamata in gergo QDedup, quindi sì. Cosa funziona in maniera semplice, cosa fa? Come abbiamo detto, in fase di preliminare va a analizzare, elimina il dato ridondante, e con questa piattaforma posso poi fare il backup, quindi sia su un secondo NAS piuttosto che su cloud, in maniera più snella. E devi abilitarla, è una funzionalità che devi abilitarla quando crea un job, vado okay. A creare il job e vado ad abilitarla. Cosa fa? Mi comprime in un file proprietario, dall'altra parte quindi avrò questo file che non è leggibile se non con una file station, sì. Quindi con un QNAP, oppure con un extractor, quindi anche per Windows e Mac posso prendere quel file in caso di necessità, portarmelo e poter visionare comunque i file. Bene, quindi adesso torniamo magari a parlare praticamente sul concetto di backup 3.2.1, soprattutto sito dai clienti, quindi dalle aziende. Esatto, perché noi adesso come adesso, bene o male, troviamo la gran parte delle aziende che hanno il NAS che dovrebbe essere di backup o che lo usano di produzione, perché comunque sono apparecchi che abbiamo visto anche noi nella nostra esperienza di altissimo livello, sia quelli di fascia bassa che quelli di fascia enterprise, però nonostante hanno RAID eccetera eccetera, un qualsiasi sinistro, quale può essere allagamento, furto, piuttosto che incendio, o ci è capitato anche ad altri clienti, surriscaldamento della sala CED e quindi ci sono stati problemi, certo, di degrado, può succedere che comunque qualcosa non vada. Certo. Quindi com'è che si può sistemare in maniera pratica? Cosa si suggerisce al pubblico? Esatto. Allora io direi, allora diciamo che appunto anche la parte hardware ci può essere la rottura, quindi è vero che il tasso di rottura fortunatamente è basso, ma una rottura hardware purtroppo nell'ambito informatica sappiamo che ci può stare, e anche dei dischi. Quindi arriviamo alla conclusione che un backup solo, questa unità, non può bastare al giorno d'oggi per essere sicuri. Quindi sicuramente prendere una seconda unità, quindi pensarne una più carrozzata. Che è quella che magari si utilizza come principale. Come principale, dove tengo il mio backup full di tutto della mia produzione. Poi, come ha detto la regola 3-2-1, quindi teniamo questa seconda copia, possiamo prendere una seconda unità magari meno carrozzata, può essere un'unità inferiore a livello di prestazione, l'ideale sarebbe interconnessa con il 10 giga, perché ovviamente vado a velocizzare i trasferimenti, e qui posso trasferire soltanto magari alcune cose, trasferisco gli snapshot, trasferisco il file dei duplicati, quindi anche in termini di volume può essere un'unità inferiore, cioè, diciamo di spazio. Che grazie agli snapshot e soprattutto alla deduplica, anche avere una macchina di produzione più performante e una macchina di produzione e una macchina di backup più inferiore ha senso, può avere comunque senso e funziona benissimo. Esatto, è qualcosa che sulla carta è un qualcosa da consigliare. E poi c'è sempre questa copia off-site, esatto, che qualcuno lo fa col disco esterno, ma sarebbe da strutturare con o un secondo NAS, un terzo a quel punto sarebbe, un terzo NAS su un sito, quindi se uno c'ha un'altra azienda, piuttosto che sul cloud. Esatto. Perché comunque c'è sempre l'opzione cloud, QNAP, qualcuno ci dice ma QNAP non è in competizione con il cloud?
Di fatto sì, in Italia però sappiamo anche le problematiche, cioè c'è la connettività che è un grosso Sì. problema. Quindi il cloud noi non lo vediamo come un vero competitor, anzi Può essere una risorsa. può essere una risorsa. Stiamo collaborando con i vari produttori di terze parti, ovviamente, per agganciare quindi un QNAP al Sì, tanto è cloud. vero che ci sono le app proprio Certo, native da native. scaricare per poterti collegare ai maggiori provider di backup in cloud, praticamente. Certo, e stiamo lavorando, quindi anche qua un po' una news rumor su qualcosa di più specifico, quindi vedo che Bene. ne diremo magari una prossima. Bene, bene, Certo. bene. Perfetto. Grazie al Bise, sei sempre stato esaustivo. Vabbè, cerchiamo dai, di aiutare più che altro a capire meglio alle volte, perché capisco che c'è Sì. confusione, quindi spero che questa una di queste pillole possa aiutare. Sì, per far Poi. capire alla gente. E Esatto. invece qualche anticipazione su Cioè, ce ne sono tante in pentola. una interessante. Allora, facciamo che io ti dico una sigla, sai che noi abbiamo molti acronimi. Allora, VQTS Cloud. Ah, Cosa ti fa capire? quello può essere interessante. Virtual Sì, QTS è sul sul cloud. cloud. Quindi è qualcosa su cui stiamo lavorando. Quindi quello dicevo prima, non ci spaventa il mondo Il cloud. mondo, Pensare di esatto. avere un OS sul cloud per comunque avere un backup della Quello parte potrebbe essere OS nel caso davvero che mi interessante. vada giù, come dicevamo prima, perché comunque è un danno Sì. hardware, una problematica fisica sul sito on site ci può essere, e quindi pensare a qualcosa di off site e sul cloud risolto il problema Sì, che ti connettività permetta di non rimanere. fermo. Esatto. Esatto, Quello è quindi veramente, veramente. questa è qualcosa su cui stiamo lavorando, quindi Quindi ci darai, appena esse ci appena sarà darai pronto ti daremo nuove come sempre delle nuove ragioni. informazioni e aggiornamenti. Esatto. Mentre invece so anche che per fine anno dovrebbe uscire il nuovo Voci di QTS. Voci di corridoio. corridoio dicono che dovrebbe Nuovo uscire il QTS. nuovo QTS. Allora, chiariamo. QTS sono ormai anni, dal 2013 la nuova interfaccia, tu sei Sì. stato forse uno dei primi a vederla, a livello di GUI nuova è stata veramente stravolta Sì, abbiamo fatto anche la prima review a dall'interfaccia riguardo, sì, mi nera, diciamo, ricordo. a comandi, quindi si è lavorato moltissimo. QTS continua ed è in costante evoluzione, viene rilasciato anche l'aggiornamento firmware per la sicurezza e per risolvere le problematiche, quindi c'è un costante lavoro da parte del team di R&D di 500 persone. E la vera novità che probabilmente hai sentito di cui accennavi è che verrà creato un nuovo, allora sai che 2 anni fa è stato creato il Sì. QoS, quindi in ambito Enterprise abbiamo un altro sistema operativo su base FreeBSD con lo ZFS. Esatto. ZFS sappiamo che porta dei notevoli vantaggi, quindi l'azienda ha deciso di lavorare, sono già un annetto e mezzo che sta lavorando in silenzio, ma che uscirà verso fine anno, quindi il QTS Hero. Per gli eroi, per chi vuole quindi utilizzare in ambito professionale il Sì. QTS, quindi tutte le funzionalità del QTS, Virtualization Station, Hybrid Backup Sync 3, ma con la base di ZFS. Quindi è un qualcosa che è più solido, strutturato. La cosa bella è che lo potrò installare su un qualsiasi Sarà compatibile QNAP. con quasi tutta la Certo. lineup o Con tutta la lineup, ovviamente è suggerito di avere un Intel X86 Sì. con almeno 8 GB di RAM, perché comunque porta via delle risorse. Il ZFS Sì, necessita. Esatto. allo stesso tempo performante e sicuro, ma ovviamente ha bisogno di risorse per funzionare. Però ovviamente andrà formattato e Sì. quindi andrà rifatta la macchina con nuovo file system, però qualcosa di molto interessante che Sì, penso possa assolutamente. dare dei notevoli spunti e migliorare comunque le prestazioni in ambito SMB. Alvise, grazie ancora per la tua disponibilità e per averci Grazie a voi. spiegato il tutto. Magari una prossima volta ci vediamo e focalizziamo tutto il discorso sulla parte di networking gestita da QNAP, che è un'altra parte interessante da spiegare e da far sapere alla gente. Certo, volentieri, perché anche edge computing e network è un argomento che veramente l'azienda sta Esatto. lavorando e stiamo sfornando nuovi prodotti e molto interessanti. Quindi no, grazie a voi, grazie Stefano, direi quindi che ci vediamo una prossima volta. Esatto, allora ti aspetto, grazie mille a tutti, grazie per aver visto questo video e alla prossima! Ciao a tutti.